Newton di Scandicci non è un liceo ordinario. Oltre ad essere il più grande plesso scolastico della Toscana, infatti, il Russell Newton è una scuola sempre alla ricerca di soluzioni didattiche originali e innovative. Nasce così il progetto La Periferia al Centro, un laboratorio didattico dove un gruppo di docenti e di studenti hanno approfondito i diversi aspetti del commercio solidale. Noi siamo una scuola grande, una scuola che ha un indirizzo tecnico, anche tecnico e economico. L'idea della Periferia al Centro qual è? Nella nostra scuola impariamo l'economia di mercato, l'economia tesa alla massimizzazione del profitto. La nostra idea è quella di mettere al centro anche dei nostri interessi, della nostra formazione, quelle che sono le economie solidali, cioè le economie che non mettono al centro il profitto, ma invece le relazioni sociali in una visione solidale e in una visione di sostenibilità ambientale. È un progetto che fin dall'inizio ha incontrato l'interesse, è nato un po' da un gruppo di insegnanti, un gruppo di ragazzi, e ha incontrato un po' l'interesse nostro, è partito dal basso. Io ho dato una mano in termini di rapporti verso il mondo esterno, credo che questo si possa rafforzare nel tempo per dare più forza a questo progetto e che diventi veramente un progetto innovativo e nuovo per la nostra scuola, come noi speriamo e come è nella testa di Giovanni e dei colleghi che ci si stanno veramente impegnando insieme alle classi di riferimento. Abbiamo lavorato in simbiosi tutti i docenti del Russell Newton con l'intervento di docenti esterni, di esperti esterni, e noi stessi ci siamo confrontati con le tematiche affrontate appunto nel corso, tematiche solidali, utilizzando soprattutto una didattica attiva, esperienziale e laboratoriale, utile poi per l'utilizzo nelle classi, quindi una didattica che ci permettesse di entrare in contatto non solo con le economie solidali, ma anche con i ragazzi stessi. I ragazzi che hanno partecipato al progetto sono stati entusiasti sia per l'esperienza fatta, sia per le testimonianze e il materiale raccolto. Il tema del commercio solidale, infatti, è stato affrontato svolgendo incontri con alcune associazioni che operano nel settore e attraverso interviste a semplici cittadini per capire il loro grado di conoscenza sull'argomento. Con il professor Avogadri abbiamo fatto due uscite, la prima alla bottega Eticamente, dove abbiamo confrontato i prodotti che normalmente vengono comprati con quelli ecosolidali che erano all'interno della bottega. Abbiamo notato che i prodotti ecosolidali, c'è trasparenza nei prodotti ecosolidali, quindi si sa da dove provengono, si sa chi li ha prodotti, a differenza di quegli altri. La seconda uscita è stata a Mani Tese, dove ci hanno spiegato come veniva organizzata il commercio di a Mani Tese. Le persone che non utilizzano più vestiti o altri materiali possono portare questo materiale a Mani Tese, dove verrà sistemato, perché c'è anche una parte di Mani Tese che verrà dove anche i vestiti vengono trasformati in borse, quindi viene riutilizzato anche il materiale che si poteva pensare di buttare, e quindi rientra nel mercato per il nuovo commercio. Abbiamo realizzato quasi un gioco dove la nostra classe è stata divisa in tre gruppi e ad ogni gruppo veniva affidata una nazione, e per ogni nazione ognuno aveva diversi tipi di produzione. Nazione è stata presa in Bangladesh, l'Argentina e l'Italia. In Italia c'era, diciamo, quasi la produzione era molto più pregiata, infatti avevano molto più valore rispetto alle altre due, mentre l'Argentina e il Bangladesh avevano più materie prime, ma meno diciamo, qualità e meno anche mezzi di produzione. La Periferia al Centro, inoltre, è stato un laboratorio innovativo anche sotto il profilo didattico, visto che in classe è stato svolto una sorta di gioco del commercio solidale.
L'esperimento consisteva nel far assumere a gruppi di studenti le parti di nazioni e stati, diversi fra loro per risorse, livello di sviluppo e altri fattori, mettendole poi in relazione economica reciproca. Insomma, un progetto davvero innovativo e molto interessante quello fatto al liceo Russell Newton, con cui noi di Scandicci.tv abbiamo deciso di collaborare. Da oggi e per 5 mercoledì consecutivi, Scandicci.tv ospiterà i video realizzati dagli stessi studenti durante il laboratorio, selezionati e montati fra l'altro proprio nella sede della nostra web TV, ossia al Ginger Zone. Un ulteriore tassello per un bellissimo progetto che si concluderà questa estate con un viaggio in Brasile per sperimentare sul campo cosa significa concretamente commercio solidale.